Siamo. Abbiamo tutto? Sì, sì. Ho preso tutto. Torce? Torce ci sono. Camere? Camere nello zaino. La tenda? La tenda l'abbiamo messa insieme, Max. Il drone? Il drone c'è, sì. Bene. Teo, te la senti? Sì, Max. Me la sento. E tu? Me la sento. Andiamo. Dai. Abbiamo 2 ore di camminata che ci aspettano, eh? Oggi è il 7 ottobre 2023 e stiamo per incamminarci verso le grotte di Frascara. Siamo qui per spargere le ceneri di nostro fratello, Mirko. Era uno speleologo e amava questi posti. Forza. Comunque posso capire il piacere di Mirko di venire in questi luoghi. C'è una certa calma. Se togliessimo anche tutti questi insetti sarebbe che un po' più piacevole. Teo, racconta la leggenda del posto. La leggenda narra che all'interno di questa grotta ci sia questo burrone infinito e chiunque ci cada all'interno è destinato a cadere per sempre. Infatti il nostro fratello Mirko ha deciso che le sue ceneri fossero sparse lì. E tu ci credi? Così dicono, Max, non lo so. Minchia, inquietante, no? Sempre il solito, non è inquietante, dai, è affascinante. Oh, a me spaventa. Sta attento, minchia. Pardon. Senti che aria fresca. Fredda. Ho capito il corso d'acqua, caro mio, però... Ce la fai? Immaginavo. Ok. Funziona? Ok. Dimmi un attimo che mi cambio. Preparati. Non guardarmi così, eh. Ma già la felpa ti metti? Dai, muoviti che andiamo. Tieni. Vado avanti io. Sta registrando? Ok, perfetto. Ok, adesso stai attento, eh. Sì, anche te. Chissà nostro fratello come faceva. Occhio alla testa. Può fare? Sì, è fattibile, okay. Non ti preoccupare. Passami la telecamera, dai. Ok. Ti do una mano. Attento a scivolare, eh. Eccoci qua. Grazie, Teo. Passa. Tieni. Magari ci sono anche pipistrelli. Ma vaffanculo, me lo dici adesso? Dai, sto scherzando, Max. Cosa stai guardando? Mi sembrava di aver sentito qualcosa. Dai, andiamo. Oh, eccoci. Vedi qualcosa? Sì, dovremmo esserci. Porca puttana, Teo. Non si vede davvero la fine. Per me è assurdo, sembra veramente infinito. Questa cosa ti esalta? Devo dirti la verità, sì. Ok. Mirko, te ne sei andato troppo presto. Avevi ancora una brillante carriera davanti. Speriamo che la magia di questo posto possa farti vivere per sempre. Ciao fratello, spero soltanto di poterti rivedere un giorno. A presto.
Guarda che strani segni, Max. Sono formazioni calcaree, del tutto casuali. Sei ipnotizzato dall'acqua? Incredibile. Sembra un teatro. Teatro dell'orrore. Senti che silenzio. E se spegnessimo le luci? Cazzo dici? Dai, solo qualche secondo. Dai, 2 secondi. Ok. È stato strano, vero? Beh, direi. Comunque a te non te ne fregherà un cazzo, ma a me ha ricordato un passaggio di un libro di Murakami in cui il protagonista si cala in un pozzo. Sai, penso che sia la sensazione corretta. Ci siamo? Vedo la luce, Max. Minchia, che faccia. Sono stanco, ufficialmente. Io sono distrutto. Ma ancora stai riprendendo? Leva sta telecamera, dai. Beh, deve essere un resoconto completo. Ho capito, cazzo, sei ancora. Immaginati un film senza la fine. Cazzo, sono in vena di ricordi. Dammi sta telecamera, intanto ricordati i tuoi ricordi. Ma quanto tempo è che non parlavamo così? Beh, effettivamente parecchio. Forse l'ultima vacanza che abbiamo fatto con mamma e papà e Mirko, se ti ricordi. Madonna, 8 anni. Ma però quella vacanza lì è stata memorabile. Bello, è vero, ci siamo divertiti. Quella gita in barca te la ricordi? Sì, come faccio a dimenticarmela? Quella volta che avevamo attraccato sull'isoletta, e allora Mirko aveva inquadrato una ragazza, la più carina della spiaggia. Ovviamente noi non avevamo speranze, però l'abbiamo seguito. Siamo arrivati a metà del molo. Lui è arrivato alla fine, fino allo scoglio più alto, dove non si buttava nessuno perché era proibito. E si è lanciato. Era sempre il solito. Cazzo, ti ricordi mamma? Madonna. Ho avuto paura io per lui lì. Lasciamo i ricordi al loro passato. Andiamo a dormire, sono stanchissimo. È stato bello. Buonanotte, Max. Buonanotte. Buonanotte. Max. Che cazzo Max, vuoi? Andiamo. C'è fuori della gente. Evita di puntarmi la luce, per favore. C'è fuori della gente. C'è fuori della gente, andiamo a vedere cosa stanno facendo. Dai, vieni con me, per favore. Porta la telecamera. Tutto bene? Avete bisogno? Vi siete persi? No, guarda, siamo accampati qua vicino e vi abbiamo visto dalla tenda, tutto qua. Abbiamo fatto casino. No, tranquillo, abbiamo solamente visto per qualche luce, niente di che. Volevo chiederti ancora una cosa, guarda, stiamo riprendendo per una nostra cosa personale, se è un problema per voi... No, non penso sia un problema, okay, assolutamente, okay, ma volete una birra? Posso aprire una birra? Grazie. Io sono Andrea, comunque, piacere. Matteo, piacere. Andrea, piacere. Piacere, Roberto. Piacere, Max. Tu non bevi? Sì, grazie, sì. Solo Max? Cosa, scusa? Solo Max. Sì. Federico. Piacere. Grazie. Quanti ne aveva? 27, era molto giovane. Come conosci questo posto? Non è così famoso? Ma sinceramente non ne ho idea. Lui era molto fissato in tutte queste escursioni, no? Un po' particolari. Poi ci ha raccontato anche lui di una storia. È questo il motivo per il burrone quale... infinito? Sì. A parte il burrone, cosa sapete d'altro? Ma niente, sappiamo che è infinito. Quindi non avete visto le rune? No. Le rune che portano dall'inizio della grotta fino all'inizio del burrone, non le avete viste? No, nessuna runa. Si dice che fossero state fatte in tempi antichi da dei monaci che venivano qua solitamente a pregare. Ma voi ci credete? Noi siamo qua per questo. Siamo qua per questo, per l'evento, perché le rune si illuminano. Magicamente si illuminano, casualmente. Non c'è un burrone. Non sono dei giorni specifici. Ci devi credere, perché sennò non saresti qua. Se sei tutto sotto, forse un po' ci credi, no? Quando le lune si illuminano, significa che i monaci hanno fatto ritorno. L'ultima volta è stato un paio di settimane fa. Lì me la sono vista brutta, Mi sono avvicinato troppo ai monaci. Senti il richiamo del vuoto. Non ti è mai capitato quella sensazione di buttarti nel vuoto quando tipo sei sul cavalcavia e vedi metri e metri sotto di te? E non ti viene quella sensazione bam di girare il volante e buttarti nel vuoto? Non ti è mai successo? Intendi tendenze suicide? Non sono tendenze suicide. È quella sensazione di poterti buttare nel vuoto. È quello
Forse è quello che potrebbe succedere. Non è male. Dai, Teo, si è fatto tardi, andiamo? Sì, dai, andiamo. Mi raccomando, ragazzi, passate quando volete. Tanto noi siamo qua ogni sera, sempre in attesa. Grazie mille, ma noi domani dobbiamo andare via. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi, ciao. È stato un piacere, Matteo. Anche per me. Ciao, Max. Ridillo in camera. Non c'è bisogno, Max. Tu vuoi tornare nella grotta perché ti fidi di quattro coglioni esaltati. Non sono coglioni e non sono nemmeno esaltati. No, non è che posso questi. Ascolta, anzi, sono guardarli. Stati gentili. Possiamo guardarli cose. Siamo arrivati e ci hanno offerto una birra. Sei ricercatore. Dovresti essere pieno di curiosità. Alla fine è questo che fonda il tuo lavoro. Sono questi i tuoi principi. Voglio scendere con questo drone, entrare nella grotta e vedere se veramente sto burrone è finito. Due riprese, tanto non c'è niente, giusto? Non c'è niente. Ci tieni così tanto? Sì che ci tengo, te l'ho già detto, in 100 lingue diverse. Quindi posso anche assecondarti, ma deve essere una questione di... 5 minuti, Max. Scendiamo giù, facciamo queste dannate riprese, ce ne torniamo su e ce ne andiamo a casa. Sarà una cazzata, magari. Magari c'hai ragione tu. Controlla le batterie del drone. Ma me lo ricorderò questo, eh? Max, guarda qua. Dici che sono... Sai le rune che diceva ieri Andrea? No. Minchia, non ci vuole niente per prenderti per il culo a te, eh? Ma vaffanculo, Max. Le avranno fatte loro, non dai, vedi? Dai, muoviti, che dobbiamo lanciare il drone. Inizio la discesa, eh? Ok, vedo ancora qualcosa. Qualche creatura? No, ancora mostri. Niente, idiota. No, c'è il segnale che va e viene, fa un po' fatica a ricevere. E allora fallo risalire. No. Fallo risalire, dai. No, dai, voglio vedere il fondo. Cosa sta succedendo adesso? Oh merda. Oramai penso l'abbiamo perso. Però continua a cadere, continua a registrare. Non risponde più ai miei comandi. Ma in che senso continua a registrare? Non dire cazzate. Cioè il segnale, il video sta continuando a registrare, Max. Non me lo sto inventando, lo sto vedendo dal visore. L'ho già fatto mille altre volte, devi magari. Devi imparare a fermarti. Devi approfondire ste cazzate. Sai com'è? Abbiamo appena buttato nostro fratello. Bene, ottimo, no? Di qualcosa! Max, è andata così, così devo dire. Basta, Teo, io non ce la faccio più. Max, mi sembra di impazzire. Max! Posso farti vedere una cosa prima? Ti faccio vedere una cosa e poi dopo decidi tu. Guarda, vedi che continua a scendere, vedi che il segnale arriva? Guarda qua l'altitudine, guarda. Cristo. Cioè filmati tutti sul telefono. Io non voglio che questa situazione diventi ancora più strana di così. Ma che strana. Forse ti stai convincendo anche te allora, caro il mio ricercatore. Senti, è impossibile che stia continuando a scendere. Intanto però i filmati ce sarebbe già al centro della Terra fuso a quest'ora, va bene? E se fosse bene? Così? Quelle profondità sono Max, impossibili. Max, ti propongo una cosa. Noi adesso ci fermiamo un attimino, ci sediamo. Mettiamo insieme i nostri pensieri, dopodiché aspettiamo la sera, ritorniamo dai ragazzi. Lo sapevo! Vuoi tornare da quei pazzi? Max, stai calmo, capisco che sei agitato, però sicuramente loro potranno darci una mano a capire qualcosa di più. Voglio solo fargli vedere questo video. Una volta che l'hanno visto, vediamo cosa ci dicono. Solo questo favore ti chiedo, Max. L'ultimo favore che ti chiedo. Andrea, siamo andati nella grotta. Sì? Siamo andati nella grotta. Ero curioso, volevo capire questa storia del burrone, non lo so. Okay. Abbiamo lanciato un drone e l'abbiamo fatto scendere. Il segnale si è perso, poi dopo alla fine... Si è perso il segnale a un certo punto. Alla fine si è perso il segnale. Hai qua i filmati? I filmati sì, ce li ho. Max non era così convinto, volevo vedere veramente questa storia della profondità, sarà davvero infinito.
È il momento! 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 Andiamo! Andiamo, ragazzi! Che cazzo fanno questi? Lo so, no! Andiamo! Andiamo! Anche tu, vieni! Vieni anche tu! Vieni! È il momento! Dai, Max! Max! Teo! Vieni, Max! Ragazzi! Non possiamo perderlo! Metti anche la tua, Max. Senti, ma dobbiamo proprio. Ma sì, dai, cosa vuoi che sia? Andiamo a vedere. Aspetta che ti metto. Sì, sì, lascia fare a me. Ok, va bene. È lei. Non è bellissima. Ragazzi, come cazzo è avete visto? È il momento, ragazzi. Ci credi o no? Max, ci credi o no? Max, vai avanti tu, Max. Vai avanti tu. Teo, non mi piace questa storia. Cosa cazzo sono queste luci? Non lo so, Max. Sarà un qualche strano fenomeno. E questi canti cosa sono? C'è qualcun altro nella grotta? Ma non lo so, Andrea ci aveva parlato di monaci. E tu credi davvero che qualcuno verrebbe a pregare qui? Max, mi raccomando, riprendi tutto quanto. Ci sono un sacco di interferenze. Teo? Che diavolo sono quelli? Non lo so. Guarda quanti sono, Teo. Soltanto la sensazione, soltanto la sensazione, una sensazione. Teo, via. Teo, vieni, no, vieni, 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 lontano. Vieni, non di questo. Portalo. Max, scappa, Max. Dio. Cazzo! Dio santo, no! Via, via! Cazzo! Dove sei? Teo, te lo sto lì! Oddio! Teo, no! Non farti avvicinare! Allontanati da lì, Teo! Non li vedo, Max! No.